Ok, allora iniziamo. Partiamo riprendendo una cosa che abbiamo visto l'ultima volta. Stiamo parlando di flussi. E vi avevo spiegato che per fare il min cost max flow si può usare l'algoritmo di Ford-Fulkerson modificandolo con invece facendo un DFS per cercare il percorso mentante usando Dijkstra. Bene, ho ricontrollato, in realtà ne ho parlato con Rizzi, e questa cosa è effettivamente giusta, si può fare. Moreover, vi avevo detto che forse il min cost max matching bipartito si poteva fare, nello stesso modo che si fa il max matching, ma usando Ford-Fulkerson modificato con Dijkstra. E avevo detto che non lo sapevo, in realtà sono riuscito a dimostrare che effettivamente funziona. Quindi si può fare min cost max matching bipartito senza dover per forza usare l'ungherese, ma con lo stesso criterio di min cost max flow con la costruzione che abbiamo visto. Qual è il caveat? Perché la cosa che avevo detto che mi tornava strano perché la complessità era migliore di quello dell'algoritmo ungherese, perché l'algoritmo ungherese è n cubo. Invece quello là era nm più n quadro log n. Il caveat, ce cioè ne sono due. Il primo caveat è che, come vi ho detto, quella modifica di Ford-Fulkerson funziona solamente se i costi sono non negativi. E quindi si va più veloce, ma i costi non devono essere negativi. Se sono negativi non puoi usarlo. Primo caveat. Secondo caveat, in realtà esistono algoritmi migliori dell'ungherese. A livello teorico, quantomeno, anche a livello pratico probabilmente, però a livello teorico quantomeno. Perché in particolare, come vi ho detto, c'è questo algoritmo stranuovo che trova il min cost max flow in tempo circa lineare, in m alla 1 più epsilon, ma essendo che puoi fare il min cost max matching col min cost max flow, vuol dire che si può usare anche per quello scopo lì. E quindi si può fare anche il min cost max matching in tempo quasi lineare. Però comunque esistono algoritmi efficienti per fare min cost max matching che sono nell'ordine di n per radice di m che si possono usare in pratica. Però tutto questo per dire che quindi in gara è fattibile il min cost max matching se i pesi sono negativi. Se i pesi sono anche negativi, auguri. Ok, detto ciò, passiamo all'argomento di oggi che è la geometria computazionale. Diciamo, spero l'unico macro argomento che non ho ancora toccato, che capita abbastanza spesso alle gare. E vediamo un po' di cosa si tratta, che algoritmi ci sono, come si usano le cose, eccetera, eccetera. Allora, geometria computazionale, come dice il nome, stiamo parlando di geometria, ok? Quindi avremo forme, triangoli, quadrati, aree, lunghezze, roba del genere. Computazionale sta nel fatto che ci possono essere problemi che chiedono domande appunto di geometria, magari non banali, e esistono tutta una serie di algoritmi, noi vedremo due problemi che richiedono algoritmi in particolare, ma geometria computazionale più saper usare gli strumentini piccoli, che non tanto che gli algoritmi, perché gli algoritmi sono abbastanza facili poi. Il problema è saper manipolare le cose base per poi applicare gli algoritmi. E però noi vedremo un po' di cose, ma tante cose non le vedremo perché sono cose che mi aspetto che sappiate già. Cioè, se voi avete, adesso dico la prima banalità, se voi avete la base, l'altezza di un rettangolo, confido che sappiate calcolarne Sì, dai. l'area. Si va anche su cose vagamente meno felici, però se avete i tre vertici di un triangolo, confido che sappiate calcolarne sì, vagamente meno me, cioè insomma, o tipo se abbiamo un punto, una retta, confido che sappiate calcolare la distanza punto retta. Ok, e quindi tutte queste cose, insomma, le do per assunte. Ciò non vuol dire che. Cioè, nel senso, perché se vediamo come calcolarle, vediamo, cioè, come calcolarle, nel senso, non è che non ci sono conti magici da fare, sono i conti che sapete fare, insomma. Però per alcune cose vedremo modi più comodi di farle. Ok, partiamo
Parliamo di cosa capita in gara. Intanto, quando ci sono problemi di geometria computazionale, 99.9% delle volte stiamo parlando di problemi bidimensionali. È estremamente raro avere problemi tridimensionali e non ho mai visto un problema che fosse in quattro dimensioni o più. Quindi, comunque stiamo parlando di problemi bidimensionali. Ok. E gli elementi principe di solito di quando si fa geometria bidimensionale, di solito parliamo di punti, rette, segmenti e cose del genere. Noi la prendiamo da un punto di vista leggermente diverso e avremo come elementi principi invece i punti e i vettori. Ok? Cosa intendo per vettore? Immagino che avete fatto algebra lineare, quindi sapete cos'è un vettore, ma un vettore è rappresentato da una coppia di numeri, chiamiamoli x, y, e poi dipende da come uno lo interpreta, ma nell'interpretazione più, l'accezione più comune, quando vi dico il vettore xy, sto intendendo un segmento direzionato che parte dall'origine e arriva alle coordinate xy. Ok? Questo è quello che intendo per vettore, l'associazione più semplice. E invece un punto è una qualche coordinata nello spazio. E quindi, ok. Vogliamo basarci appunto su questo concetto di vettore e definire delle operazioni che poi ci torneranno utili per fare le varie cose che ci servono a fare. Allora, cominciamo a parlare di norma. Cos'è la norma di un vettore? La norma di un vettore è un modo, diciamo, più ben definito per definire cos'è la lunghezza di qualcosa. La norma di un vettore è la sua lunghezza. Esiste solo una norma? No. Esistono tante norme, esistono infinite norme. Sì. Dipende da uno cosa sta facendo. Però normalmente quando si parla di norma del vettore si intende la norma euclidea, quindi, o la norma P2, quindi la distanza la distanza euclidea. Come si calcola la distanza euclidea di un vettore? Si calcola come la radice quadrata di x al quadrato più y al quadrato, dove x e y sono le coordinate del vettore. Questo nulla di nuovo. Ok, a questo punto possiamo cominciare a parlare di cos'è un vettore normalizzato. Un vettore normalizzato è un vettore di norma 1. Siamo di norma euclidea. Perché, per dire un'altra norma, giusto per farvi vedere un'altra, è ad esempio la norma di Manhattan. Che è la somma dei valori assoluti delle coordinate. La norma di Manhattan è quella che viene fuori se hai uno spazio dove ti puoi muovere solamente in orizzontale e in verticale. E la distanza che percorri. Non è anche obliquo. La norma di Manhattan non è usata anche tipo negli scacchi. No, perché cioè dipende cosa ci devi fare, però se tu hai una scacchiera, adesso questa è una mini scacchiera, la distanza euclidea tra qui e qui è la radice di 2. Sì, ok. La distanza tra qui e qui di Manhattan è 2. No, la distanza di Manhattan è definita in questo modo. La norma di Manhattan è definita come la somma dei valori assoluti delle componenti del vettore. E qua ti sposti di uno a destra e di uno in su, è la somma fa 2. Adesso non sto a entrare nel tutto il discorso di cos'è una norma valida, come si definisce una norma, sono sospetto che se c'è una norma che ha distanza 1 qua, distanza 1 qua, distanza 1 qua, non è una norma, cioè non viene consistente, cioè non ha le proprietà che devono avere le norme, però non lo so. Però la norma di Manhattan è quella che prende la somma delle valori assoluti delle componenti del vettore. Ok.
E come si crea un vettore? Che operazioni possiamo fare su un vettore? Cosa ci rappresentano le operazioni sui vettori? Tipo, possiamo sommare due vettori? Sì, certo. Possiamo sommarne le coordinate, quindi diciamo, se abbiamo il vettore A e B, il vettore A più B sarà, che avrà la coordinata X, sarà X di A più X di B e Y di A più Y di B, insomma, coordinate e coordinate. Cosa ci rappresenta? Beh, se abbiamo un vettore A e sommiamo un vettore B, è come ottenere il vettore che, mettiamo qua il vettore A, mettiamo che questo qua è il vettore B, e l'avete imparata fisica, la regola del parallelepipedo, il vettore A più B è questo qua. Il vettore A più B è il vettore risultante dal quarto vertice del parallelepipedo formato dagli altri dei vettori A e B col punto fisso in origine, e il quarto punto è il vettore risultante A più B. Possiamo sottrarre due vettori? Sì, è la stessa cosa di fare A più meno B, dove fare meno di un vettore vuol dire flippare le due coordinate, che vuol dire, cioè fare meno delle due coordinate, che vuol dire specchiare il vettore rispetto all'origine. Ad esempio, questo è meno B e questo è meno A. Sì, è la distanza di Chebyshev. Ah, Chebyshev, ok, era un altro. Ottimo. Ok, quindi sappiamo fare A più B, sappiamo fare meno B, quindi sappiamo fare A meno B. Ok. Cos'altro possiamo fare? Tra l'altro, ora abbiamo fatto vettore più vettore, vettore meno vettore. Ragioniamo un attimo invece di punti. Perché il fatto è che in qualche modo c'è un po' una dualità, c'è un po' una corrispondenza tra vettore e punti. Perché in realtà il vettore xy va a finire nel punto xy. Ok? Quindi stiamo parlando di vettori, ma in realtà sono un po' dei punti. Cosa succede se facciamo la differenza di due vettore, l'abbiamo visto, ma se invece la interpretiamo in un altro modo, cosa può succedere se facciamo la differenza di due punti? Se abbiamo il punto A e il punto B e facciamo A meno B, in realtà quello che stiamo ottenendo è il vettore che va da B ad A, però sempre ricordandoci che questo è un vettore, non è un segmento, e quindi in qualche modo lo stiamo traslando, lo stiamo spostando in modo che, diciamo, B coincida col centro. Quindi stiamo prendendo il vettore che va da B ad A, però ricordandoci che in realtà i vettori sono definiti che partono dal centro. Però detto ciò, a questo punto sappiamo un modo programmatico per calcolare la distanza tra due punti. Perché la distanza tra due punti, vabbè, sapete come farla, si fa la radice quadrata di x1 meno x2 al quadrato più y1 meno x2 al quadrato. Però se vogliamo entrare nel ragionamento del reame dei vettori, in realtà un altro modo per definire la distanza tra A e B è la norma di A meno B. Norma, si lascia così, la norma di A meno B. Non mi ricordo. No, perché, scusatemi, mi sto confondendo tra geometria ed elettronica. Scusatemi. La norma sono. È così, pardon. Mi ha colpa. La norma sono due lineette a. Per qualche motivo mi ero confuso con la scomposizione di De Morgan per le formule booleane dell'elettronica. Tutt'altro, no, sono due righette a lato, pardon. E quindi sappiamo come fare la differenza tra due vettori, per la differenza tra due punti è la stessa cosa, otteniamo un vettore, se facciamo la differenza tra due punti, e se calcoliamo la norma di questo vettore, questa è esattamente la distanza tra i punti A e B. Quindi stiamo cominciando a vedere, adesso perché in realtà sono banalità, ma stiamo cominciando a vedere che ci possiamo mettere in questo framework di vettori e trovare modi compatti di fare queste operazioni. Ok?
Quindi abbiamo visto come sommare due vettori, abbiamo visto come sottrarre due vettori, come moltiplichiamo due vettori. In realtà, quando parliamo di vettori 3D, ci sono, 2D, pardon, ci sono almeno tre moltiplicazioni che possiamo fare, mentre la somma è definita in un modo abbastanza univoco, cioè si somma le coordinate. Mentre la differenza è definita in modo abbastanza univoco, la moltiplicazione non è definita in modo univoco. Ci sono varie cose che si possono fare, e adesso vediamo tutte e tre. E hanno significati diversi, e vediamo che significati hanno. Ok, adesso è arrivato il punto dove devo cominciare a scrivere i nomi dei vettori, devo cominciare poi a indicare le coordinate. Cercherò di essere consistente quanto più possibile. Quando una lettera è maiuscola è un punto. Quando una lettera è minuscola ed è A, B, C, D, è un vettore. Quando la lettera è greca, è un numero. E quando appare una X o una Y, non sto indicando la coordinata X, la coordinata Y di qualcosa. Quindi cerco di essere consistente. Dimmi. Con A meno B indichi il vettore che va da qui a là, giusto? Non è un punto risultato della differenza, giusto? Con A meno B indico il vettore che va da B ad A, attenzione, da B ad A, ed è un vettore, cioè la differenza di due punti da un vettore. Perché la norma si fa solo per i vettori, giusto? Perché la? La norma la facciamo solo per i vettori. La norma è una operazione che viene definita sui vettori, sì. Quando tu prendi due punti e fai la differenza, tu in un vettore. Poi, per carità, cioè il fatto che un punto lo puoi vedere un po' come un vettore, che va dall'origine a lì. Però se lo vedi come punto, l'operazione che ha senso fare su punti è la differenza, e la differenza tra due punti è un vettore. Ok, vediamo queste tre cose che ci sono, queste tre tipi di moltiplicazione. Abbiamo la moltiplicazione, perché c'è due nomi simili, abbiamo la moltiplicazione per uno scalare, abbiamo il prodotto scalare e abbiamo il prodotto vettoriale, che sono tre tipi di moltiplicazioni che si possono fare sui vettori. Cominciamo dalla moltiplicazione per uno scalare. La moltiplicazione per uno scalare, abbiamo un vettore che è A e una costante alfa. Questa non è un alfa, è una costante, questa è una end. Allora devo trovare un altro set di simboli, perché non mi ricordo più come si fanno i simboli grechi. Quindi facciamo una bella lambda, va. Oh, guarda che bella, non so neanche se è una lambda, però sì, dovrebbe esserlo. Ok, poi sarà un problema quando mi resta appunto di lettere greche. Sì, comunque. Allora, prima cosa, moltiplicazione per uno scalare. Quindi abbiamo un vettore, abbiamo uno scalare. Quando dico uno scalare intendo un numero reale. E si scrive in questo modo. Cosa fa questa operazione? Questa operazione scala entrambe le coordinate del vettore per lambda. Quindi questa roba è uguale al vettore lambda a x virgola lambda a y, e fino a qui. E l'effetto che succede geometricamente al vettore è abbastanza ovvio, cioè moltiplica la lunghezza del vettore nella direzione in cui sta andando per lambda. Se tipo questo è a, questo sarà più o meno 3a. E fino a qui. Ok, e questo è quello meno interessante, infatti. Adesso parliamo di quelli due interessanti invece, che sono il prodotto scalare e il prodotto vettoriale, e vediamo cosa sono. Allora, cominciamo dal prodotto scalare. Il prodotto scalare, intanto, ci sono due notazioni che potete trovare. Alcuni, quando fanno AB tra due vettori, intendono semplicemente appunto il prodotto scalare, quindi cioè è un po' il default, diciamo, se vogliamo. Altri invece fanno tra parentesi uncinate, però stiamo parlando della stessa cosa. Cos'è il prodotto scalare? È definito nel seguente modo:
è un singolo numero, il prodotto scalare da sputa fuori, tra due vettori sputa fuori, un singolo numero reale, che è definito come ax di x più ay di y. Quindi è il prodotto delle coordinate, è la sommatoria dei prodotti delle coordinate corrispondenti. Ok. E ma cosa mi significa geometricamente? Cioè, questo qua mi sputa fuori un numero e dico sì, boh, bello. Cosa mi significa? Per cosa lo uso? Vi do una interpretazione geometrica, ce ne sono tante, ma ne vediamo una. Ok? Ah, mi serve farvi notare una proprietà. E qua è dove mi servono due lettere greche. Adesso cercherò di fare un'alfa. Se noi abbiamo... Allora, cavoli, cioè l'A è fatta così, quindi vuol dire che l'alfa sarà, dovrà essere qualcosa che fa così e fa... Sì. No, questa è la funzione. Esatto. È un fiocco. È un po' più lungo quello. È, così in alto, è più come più. La gamma però girata di lato. Boh, non cioè, essere quello che... Facciamo che per questa lezione questo è un alfa. No, non è... Vabbè, comunque se abbiamo alfa per A... Prodotto scalare con questa, facciamo una beta, beta per B, ok, vi faccio notare che questa cosa è uguale, potete controllarlo, facciamo i conti, è uguale a alfa beta per il prodotto scalare di IB, quindi potete portare fuori le costanti, si dice che il prodotto scalare è bilineare. Tra l'altro, una delle proprietà che deve avere la norma, in realtà la norma viene definita in base a un prodotto scalare. Questo è il prodotto scalare euclideo, la norma definita il prodotto scalare, perché ce ne sono tanti i prodotti scalari, noi vediamo quello euclideano, anche quello utile, è definita come la norma di A è definita come la radice quadrata del prodotto scalare tra A e A. FYI, per questo dicevo che non sapevo se esisteva una norma che faceva la cosa che dicevi. Questa è la norma 2, quindi. Questa è come definita la norma 2? Sì. La norma euclidiana. Perché in realtà tutte le norme derivano da un prodotto scalare e c'erano tre. Starebbe studiate la lezione di una certa. C'erano tre proprietà che deve avere il prodotto scalare, deve essere bilineare, deve essere. In analisi c'erano studiata come sommatoria di. Radice in base a cosa, in base alla norma la radice prende quell'indice, no, questa è la definizione della norma euclidiana. Okay. La norma puoi definire, no, cioè non ci deve essere forza la radice, ma la puoi definire in funzione del prodotto scalare. Però quello che stavo dicendo è che appunto non sapevo se esisteva quella là, perché vuol dire che sotto deve esistere un qualche tipo di prodotto scalare di Chebyshev, era che poi fa venire una distanza, c'è. Esatto, no, dico, ma quella distanza che è una norma, le norme derivano da un prodotto scalare. La distanza di n, la distanza di n. Comunque, dimmi. Mi sembra che la definizione di prodotto scalare sia diversa, tipo ax per y più bx per y. Non sbaglio. Cioè ax per y più bx per y nella definizione di prodotto scalare. No. No, sono sicuro di no. Quello che stai dicendo te è un prodotto vettoriale sbagliato. Perché col meno. Cioè, se quello che dicevi te lo facevi col meno, diventava il prodotto vettoriale. Ma questo è il prodotto scalare, è un'altra roba. Ah, ok. Cioè, ci arriviamo comunque, no, ax per bx meno ay per bx è il prodotto vettoriale, che è l'altra che poi vediamo. No, ma dico ax per ay, non per by, ax per ay. AX per AY non so proprio cosa sia. No, quello non è una cosa che proprio non conosco. No, scusa. Il prodotto scalare è la sommatoria dei prodotti delle coordinate corrispondenti. Questo sono sicuro al 100%. una roba simile, che però non è uguale al prodotto vettoriale, che poi ci arriviamo, quello che dici te non so cosa sia.
cioè, ho confuso le notazioni, scusami. Ok. Comunque, roba a parte, vediamo che interpretazione geometrica ha il prodotto scalare. Vi ho già detto che è bilineare e questo è importante per quello che diciamo adesso. Ok. Mettete che volete fare il prodotto scalare tra A e B e assumiamo, senza perdere generalità, che B sia normalizzato. Ok? Perché senza partire di generalità? Perché se voi avete B che non è normalizzato, potete normalizzarlo, che vuol dire dividerlo per norma, perché se voi dividete, cioè moltiplicate un vettore, fate il, come si chiama, l'amplificazione per uno scalare del vettore, okay, e lo moltiplicate per l'inverso della norma, ottenete il vettore normalizzato, perché avrà norma 1 a quel punto. È quello che si fa tipo per il gradiente. Si può fare, cioè, in che contesto, però sì. E ok, e quindi a quel punto, essendo che il prodotto scalare è bilineare, potete portare fuori quel coefficiente. Ok, quindi assumiamo di avere A tipo, diciamo che questo è A, assumiamo di avere B normalizzato. Cosa mi rappresenta il prodotto scalare tra A e B? Quello che mi rappresenta è la lunghezza della proiezione ortogonale di A su B. Cosa vuol dire questa cosa? Allora, immaginate B, a questo punto facciamo un nuovo aspetto di vettori. B lo possiamo immaginare non solo come un vettore, come un punto, lo possiamo immaginare anche come una direzione. Prendete la retta che passa da B. Ok? Ora quello che fate è prendete A, prendete il punto di A e immaginate di avere il vostro piano e di appiattirlo sulla retta B. Ah, ho capito, come nelle cartine quando ti dicono che è in scala. Ok, quindi immaginate di avere il vettore A e voi appiattite lo spazio, lo fate collassare sulla retta B. Andate a vedere dove va a finire questo vettore A. Il prodotto scalare di A e B è questa distanza. Questo è il prodotto scalare di A e B. È la lunghezza della proiezione ortogonale. Ortogonale, adesso ci arriviamo, vuol dire tendenzialmente la proiezione perpendicolare, perché ci sono anche altre volendo. Però il prodotto scalare di A e B, se B è normalizzato, si può interpretare geometricamente come la lunghezza della proiezione ortogonale di A su B. Quindi questa è l'interpretazione geometrica. E quindi A, cioè la proiezione di A forma un angolo retto, un angolo. La proiezione si chiama ortogonale perché le cose sono giù in angolo retto. Okay. Sì. Ok, quindi vediamo adesso cosa fare di questo numero. Prima osservazione, cosa vuol dire? Cosa, sapendo questa cosa qua, cosa possiamo dire se il prodotto scalare di A e B è 0? Che è uno delle due è perpendicolare nullo. Sono per, no, no, oddio, sì, anche volendo. Però assumiamo che non sono nessuno dei due nullo. È perpendicolare. Guarda. Sono perpendicolari? Cioè, potevi fare prima di analisi 2, che se il prodotto scalare è 0, vuol dire che i due vettori sono perpendicolari. Tra l'altro questo è vero anche se B non è normalizzato, perché se B non è normalizzato quello che succede è che avrete la lunghezza della proiezione scalata per una forte costante, però ovviamente se viene 0 vuol dire che quella costante non è importante. Tra B e B normalizzato? Tra B e B normalizzato, norma unitaria, geometricamente cambia qualcosa? B, cioè se tipo è più corto o più lungo? È più corto o più lungo, cioè B normalizzato è B di lunghezza 1. Ah, ok. Normalizzato vuol dire di lunghezza 1. Ok. Cioè, il fatto che se tu fai, cioè, se invece fai il prodotto scalare tra A e B e non metti costrizioni sul fatto che sia normalizzato o meno, non c'è più questa interpretazione geometrica. Cioè, perché avrai questa cosa per
la norma di B. Ma la direzione di B non cambia tra B e B normale? No, non cambia. Infatti vi stavo chiedendo come facessi a fare X di B per X di A più Y di B per Y di A, solo quello, cioè dovrebbe essere molto di più a livello, cioè proprio immaginandoselo. No, non ho capito questa informazione. Cioè, se, immaginandosi che siano le coordinate, appunto, tipo... No, immaginiamoci, cioè sono coordinate, sono effettivamente le coordinate. Sì, sì, nel senso, nella mia testa, sì, immagino, mi veniva da pensare che sarebbe stata un segmento molto più grande, ma dicendo questa cosa della norma mia, io un attimo, chiarito, grazie. E il vettore normalizzato vuol dire semplicemente, cioè, A normalizzato è A fratto la norma di A, fine. Ed è come risulta per la lunghezza di U. E questa cosa da sempre, cioè puoi verificarlo, puoi fare i conti, sta roba, la norma di sta roba è sempre buona. Okay. Se fai i conti, se proprio fai i conti con X e Y, non vedi che viene qui. E ok, quindi abbiamo un'interpretazione geometrica, quindi un modo molto facile per testare se due vettori sono perpendicolari e vedere se il loro prodotto scalare è 0 e non dovete neanche normalizzarli. Invece, assumiamo adesso per un attimo che entrambi i vettori siano normalizzati. Ok, quindi abbiamo A e B entrambi normalizzati. Cosa mi significa se il loro prodotto scalare è 1? Sono lo stesso? Esatto. Beh, non posso, cioè i vettori sono tutti quanti con l'inizio nell'origine, quindi se sono paralleli vuol dire che sono lo stesso vettore. Se il prodotto scalare è 1, sono lo stesso. Cosa vuol dire se il prodotto scalare è meno 1? Che sono inversi. Che sono? A uguale a meno B. A uguale a meno B. E in generale, e prendiamoli non scalati, ma tanto chi se ne frega, il prodotto scalare tra A e B lo possiamo vedere equivalentemente come la norma di A per la norma di B per il coseno dell'angolo tra A e B. Questo è un modo equivalente di vedere la norma. Infatti, quando vi ho detto se i vettori sono normalizzati, quindi vuol dire che questi qua sono entrambi 1, in realtà le ragioni che abbiamo fatto sono esattamente quelle del coseno dell'angolo. È vero. E tra l'altro questo è un modo alternativo per calcolare la norma, ma è stupido da fare, cioè codice è stupido fare questo, perché il coseno costa molto di più della moltiplicazione. Perché c'è la gente che scrive sta roba, ma non si fa. Perché qua c'è un coseno, ci sono due radici quadrate, che costano di più di due moltiplicazioni. Insomma, non fai con il mo. Cioè, come fai a fare il coseno? No, se devi calcolare il coseno, te lo devi calcolare. E di solito si calcola con l'espansione in serie di Taylor. Ah, ok. Però se devi calcolare il prodotto scalare, è stupido farlo con questa formula. Sì, è molto più semplice due moltiplicazioni radici. Esattamente. Però questa è un'altra formula equivalente per il coseno, per il prodotto scalare, che vi dà un'interpretazione di che cos'è questo numero. Ok. Quindi, abbiamo visto questa cosa. Ottimo. Passiamo adesso invece all'altro, che è il prodotto vettoriale, che è un altro modo di definirlo. Cioè, è un altro modo di fare una moltiplicazione. Anche qui ci sono due notazioni. Intanto, il prodotto vettoriale è una roba tra due vettori. Noi stiamo vedendo, perché voglio essere preciso per YouTube, noi stiamo vedendo il prodotto vettoriale tridimensionale applicato al caso bidimensionale. Però questa, diciamo, con una specializzazione di quello tridimensionale, che però si usa in questi programmi, quindi vediamo questo. Il modo in cui lo vedo scritto di solito è A cross B, cioè non è una X questa, è una... facciamo che la faccio un pochino più piccola, non si scarica come una X. Oppure A caret B. Ok. Allora, intanto, cosa è importante? Il prodotto per uno scalare, quindi il prodotto per uno scalare,
Essendo che sono due cose omogenee, essendo che sono due elementi eterogenei, uno è un reale, l'altro un vettore, non ci abbiamo tanto da discutere di commutatività, associatività e roba del genere. Il prodotto scalare invece vi faccio notare che è commutativo, cioè scambiate i cosmi. Invece questo vediamo che non sarà commutativo, anche lui ci spara fuori il numero e vediamo come ce lo spara fuori. Questa cosa è uguale a ax per dy meno ay per dx. Quindi vi faccio notare che abbiamo fatto questo incrocio delle coordinate e c'è un meno in mezzo. E quindi è abbastanza banale vedere che non è commutativo. Ok? E questo si chiama prodotto vettoriale. E anche qui diciamo, boh, è un numero. Cosa ci rappresenta, cosa ci dice? Ci sono due proprietà importanti di questo numero. La prima proprietà è cosa mi significa quando... Allora, facciamo la prima banale. Cosa mi significa quando il numero è zero? Vabbè, ci arriviamo organicamente. Allora, abbiamo il vettore A e facciamo che abbiamo il vettore B. Allora, il primo claim che vi faccio è che se questo numero è positivo, allora vuol dire che il percorso da più breve che c'è da A a B, in termini di rotazione, va in senso antiorario. E se invece è negativo, va in senso orario. Questa è la prima proprietà. E di solito questa cosa si usa in competitive programming proprio perché è un modo semplice per capire se da che parte lo... dato un vettore dato un altro vettore, se la rotazione è counterclockwise o clockwise. Ok? Ma non dipende anche da B. Dipende anche da B. Da C. Beh, da A a B sono due parametri del prodotto vettoriale. Sì, no, non ho capito che dipendesse solo da A. No, perché? Da A, tutto male su. No, no. È un prodotto vettoriale di due robe. Ok, sì. Quindi, prima proprietà, perché dico il percorso più breve? Perché ovviamente se B fosse stato, tipo, che ne so, qui... Sarebbe stato positivo. Non era tutto questo, era sarebbe stato negativo, perché il percorso più breve è in senso orario. Ah, quindi quando inserivi quello lì, inserivi quel prodotto di non solo A, A X. Se questo numero è positivo, okay, vuol dire che il percorso rotazionale più breve per andare da A a B è antiorario. Okay. Se invece quel numero è negativo, è orario. Okay. E poi hai quel numero viene in zero quando? Quando sono lo stesso. Quando sono lo stesso o quando sono opposti. O quando sono opposti. Ok? Questa è la prima proprietà. La seconda proprietà, che è quella più wow, forse, per me perlomeno, è che questo numero è l'area del parallelepipedo dato dai vettori B. E come fa ad essere negativo? Perché l'area con segno. Se il percorso, cioè... perché in realtà l'area noi la vediamo un po' come una roba assoluta. In realtà a volte è bene vederla anche perché può essere negativa. E poi abbiamo un algoritmo che sfrutta proprio questa cosa. Ma se il... Quindi possiamo definirla in questo modo. Quello è l'area del parallelepipedo formato dai B. Se il percorso più breve è antiorario, è positiva. Altrimenti è l'area negativa. Però ovviamente se faccio il valore assoluto ottengo l'area. Ok? Quindi questo è un modo veloce per calcolare l'area del parallelepipedo formato da quei due vettori. Tanto vi faccio notare che se per qualche motivo ci interessasse l'area del triangolo, basta dividerlo per due. Ok? E quindi con due punti praticamente.
con, se tu c'hai, tipo, quando vi ho chiesto la domanda se avete tre punti come scatola da un triangolo, in realtà era perché normalmente si usa la forma di Erone, se non sbaglio si chiama. Mi ricordo sì, lo sai tu. Erone, no, mi pare sia così, che è una formulazza enorme. In realtà, se avete i tre punti, cosa fate? Se voi avete, proviamo, se avete ABC, sono i tre punti del vostro triangolo, come potete fare? Potete fare A meno B e A meno C. Ciao al contrario. Potete fare B meno A, C meno A. Ok. Prodotto scalare. Fratto 2. Valore assoluto. Fratto 2. Ah, avevo fatto 2. Ma quindi perché hai detto che non è commutativa? Cioè può cambiare di segno al massimo. Esatto, non è commutativa. Non perché cambia il valore assoluto, ma cambia il segno. Esattamente, sì. Però vedete che quindi, cioè, queste operazioni ci portano ad avere delle formulette facilline. Cioè, perché una volta che hai implementato queste operazioni base, per comporle è facile. Tra l'altro, vi voglio dire molto velocemente da dove arriva questo prodotto vettoriale, perché come ho detto è una roba non del 2D, nasce dal 3D. Il prodotto vettoriale nasce dalla seguente esigenza. Mettete di avere due vettori tridimensionali, che indicherò col pollice e con l'indice, ok? Abbiamo due vettori che la mano è l'origine. A volte in computer grafica, ma anche in altre cose, capita che noi vogliamo trovare un vettore che sia perpendicolare ad entrambi, ok? E perpendicolare è ben definito, perché vuol dire che il prodotto scalare deve essere 0, cioè vale anche per il 3D. Il prodotto scalare in 3D è sempre la somma dei prodotti delle coordinate corrispondenti, solo che saranno tre prodotti in cellulo. E il prodotto vettoriale risolve esattamente questo problema, cioè è la definizione che, dati due vettori, ti trova quel vettore perpendicolare agli altri due. Anche quel prodotto vettoriale in tre dimensioni è tutt'altra roba. E il fatto che questo qua è un calcolo specializzato di quando il vettore A e B sono sul piano, e questo valore è la coordinata zero del vettore risultante. E quindi si vede, perché il fatto che il prodotto vettoriale funziona esattamente come le posizioni delle tre dita: se noi abbiamo A e B che sono qui, C, la risposta sarà qua, e noi possiamo ruotare la mia mano e vedere come si sposta questa cosa. E vi faccio notare la seguente cosa: se io inverto A e B, ci inverte anche il prodotto Z, la lunghezza è la stessa, cioè nel senso la retta è la stessa, però va dall'altra parte adesso, ed è il motivo per cui viene il meno. Dato, vi faccio notare un'altra cosa, che se noi prendiamo AB, in realtà non c'è solamente un vettore perpendicolare ad AB, ce ne sono due. Sì, c'è anche l'inverso. Infatti ci sono due prodotti vettoriali. Questo è quello che si chiama il prodotto vettoriale della mano destra, ed esiste il prodotto vettoriale della mano sinistra, che per gli stessi vettori ottengo quello dall'altra parte, che si fa tra l'altro scambiando questi due, cioè scambiando i due. Basta mettere meno davanti. Sì, e mettere meno davanti vuol dire scambiarli. Ok, quindi modulo sta dalla parte. Sappiamo adesso come calcolare l'area, non solo come calcolare l'area, ma anche come determinare il verso di uno spostamento radiale intorno al vettore. Bene, con queste cose possiamo iniziare a parlare di problemi di geometria computazionale. Abbiamo le basi per parlare. In realtà ci sono altre cose, forse, cioè ci sono delle cose tangenziali che possiamo vedere adesso, che possiamo vedere dopo. Non so, preferite fare prima gli algoritmi, prima vedere un altro po' di utility. Ho chiesto a voi, cioè non è che... Ah, utility. Facciamo utility prima? Sì, un po' di ripasso. Ok. Dai un attimo, dovevo preparare gli appunti prima.
Comunque vediamo una roba un po' diversa, quella che, cioè non sarà veramente un ripasso, ma saranno più dei trick nuovi. Ma tipo in Python, che è un linguaggio così bello e aggiornato, ci sono già tutte queste funzioni? Non nella libreria standard. Ok. Perfetto, ce l'ho. Ok. Allora, quello di cui parliamo adesso sono le trasformazioni affini, ovvero ci saranno dei problemi dove voi avrete dei punti nel piano, tendenzialmente, e a volte potete applicare degli algoritmi direttamente così, a volte capita che invece serve che li trasformiate per poter vedere il problema meglio. Cosa intendo con trasformare? Parlo delle trasformazioni affini, che sono la traslazione, la scalatura, la rotazione e lo skew. E il fatto che a volte capita, tipo mi ricordo c'era un problema alla practice dell'ultimo anno mio, mi pare, sì, SWAC 2020, 2019 in realtà, che era un problema di geometria computazionale, che una volta che applicavi una trasformazione lineare allo spazio, poi diventava un problema facile, cioè facile che se abbiamo un range 3, però comunque facile. E quindi a volte capita che vi serve un attimo appunto sistemare questi punti per mettere in una posizione che vi rende più facile di alcune operazioni. Ovviamente quando parlo delle cose sapete già cosa è, la traslazione vuol dire spostare tutti i punti in una certa direzione, di una certa quantità. Quando parlo di scalatura vuol dire far allontanare tutti quanti i punti dall'origine di un certo fattore. Quando parlo di rotazione, intendo far ruotare tutti i punti intorno alla origine di una certa cosa. Skew, non so se lo vediamo, skew è un'operazione in cui in qualche modo distorco lo spazio in modo non uniforme nelle due direzioni, però quello non serve di solito. E vediamo poi anche come comporle queste operazioni. Cioè, se noi vogliamo fare una roba che prima deve fare, tipo, se dobbiamo fare una rotazione non intorno all'origine ma intorno a un certo punto, quello che possiamo fare è spostare tutto quanto lo spazio sull'origine, sì, e poi ruotarlo e poi rispostarlo indietro. Quindi è importante anche saper comporre queste operazioni. Però, per fare queste cose, voi dovete sapere che io parlo di trasformazioni affini, che è una roba un po' diversa dalle trasformazioni lineari che avete visto, forse dal giallo lineare. Perché ci sono delle operazioni che non sono lineari, che invece servono, tipo la traslazione non è un'operazione lineare. E per poter fare le trasformazioni affini dovremmo usare un concetto che è quello della geometria proiettiva. Ovvero dobbiamo in qualche modo inventarci uno spazio che ci permette di fare in modo lineare delle operazioni, perché poi vediamo che se le operazioni sono lineari sono facili da comporre, è quello la croce del fatto, che le operazioni lineari sono facili da comporre. Dobbiamo inventarci uno spazio che non sarà più bidimensionale per poter fare queste operazioni, poi vedrete insomma che tutti i pezzi del puzzle si incastrano, e che appunto ci permetta di farle. Allora, adesso dobbiamo fare un po' un esercizio mentale. Perché finora abbiamo parlato di vettori e li abbiamo usati indistintamente come punti, come direzioni, come cose. Adesso invece introdurrò appunto questo che si chiama spazio proiettivo, che avrà una separazione netta di cosa sono vettori e cosa sono punti. Differenzierà i vettori in punti e direzioni. Punti e direzioni. Ok? E poi vedremo che tutte le cose di cui abbiamo parlato, dove tipo punto meno punto fa vettore, vettore più vettore fa vettore, cioè insomma le tipizzazioni che abbiamo dato, vedremo che con i conti tornano, con questo sistema con i conti poi tornano effettivamente queste cose. Ok. Partiamo dallo spazio immaginario. Noi finora abbiamo lavorato sul piano. Aumentiamo la dimensione. Immaginatevi uno spazio. Immaginatevi uno spazio e immaginatevi un piano a z uguale a 1. Quindi c'è un piano perpendicolare a x e y, parallelo a x e y, che è alzato di 1. E il fatto che lo disegnerei, ma non credo di essere in grado di disegnare roba 3D su una lavagna.
cioè mi verrebbe più confusionario che altro, quindi forse è quello che racconto. Questo qua è un normalissimo spazio R3, è un normalissimo spazio tridimensionale, e quindi ci possiamo definire sopra dei vettori. Il fatto che diamo un'interpretazione particolare a questi vettori, in particolare definiamo due tipi di vettori che avranno una rappresentazione poi canonica. Avremo i vettori direzione, che saranno vettori che sono definiti come, sono definiti dal fatto che hanno come terza coordinata 0, quindi ricordate che siamo nello spazio, e i vettori di direzione sono quelli che hanno come terza coordinata 0, e avremo invece i vettori punto, che sono quelli che hanno la terza coordinata diversa da 0. E in geometria proiettiva adesso l'ultima coordinata è sempre W, cioè uso W e non uso Z solo perché è la convenzione degli spazi proiettivi. E però diamo anche diamo un nome a questo vettore, perché sennò poi mi serve, diciamo che si chiamano A, ok, e diamo una rappresentazione canonica a questi vettori. Ovvero, quando scriviamo uno di questi vettori, in realtà non lo vogliamo tenere come xy0 o come xyw, ma questi qua li vogliamo tenere normalizzati, quindi come x fratto norma di A, y fratto norma di A, 0, e invece questi li vogliamo tenere scalati in modo tale che l'ultima coordinata sia sempre 1. Quindi x fratto v, y fratto v, 1. In modo tale che i vettori direzione, quindi abbiano sempre 0 alla fine, siano normalizzati, e invece i vettori punto siano, abbiano sempre l'ultima coordinata 1. Ok? Torniamo alla metafora. Cosa stiamo dicendo in questo modo? Cioè, perché noi adesso abbiamo questo spazio R3, abbiamo questi vettori, e noi arbitrariamente abbiamo detto che questo vettore ci rappresenta questo punto, questo vettore ci rappresenta questa direzione. Qual è l'interpretazione geometrica di questa cosa? Noi praticamente quello che abbiamo fatto è che, vi ho detto, immaginate lo spazio R3, immaginate ci sia questo piano su z uguale a 1, tutti quanti i vettori che la retta che passa per quel vettore non si interseca al piano sono direzioni. Quindi siamo sul, diciamo, siamo sul piano z uguale a 0, ok? E quindi tutti quanti i vettori che sono su questo piano li interpretiamo come direzioni e ci riteniamo appunto normalizzati, come direzione normalizzata, perché la direzione non è importante che normali, insomma. Invece tutti gli altri vettori noi ci associamo univocamente un punto, che è il punto di intersezione tra la retta che passa da quel vettore e il piano z uguale a 1. Se noi abbiamo nello spazio un qualunque vettore e tiriamo la retta che passa da quel vettore e prendiamo che il nostro piano z uguale a 1 è il nostro piano euclideo, il punto che rappresenta quel vettore in R3 è il punto di intersezione tra la retta che passa da quel vettore e il piano z uguale a 1. E quindi, cioè, fondamentalmente abbiamo fatto un modo molto complicato di definire un altro modo per trattare punti e direzioni in un piano. Sempre z uguale a 1. Cioè, consideriamo sì, quello che succede. Sì, sì, il piano, cioè il fatto che noi abbiamo definito tutta questa roba astratta, che poi in pratica interpretiamo come punti in z uguale a 1 e direzioni. Ok? Il fatto che purtroppo questa roba adesso vedremo che ci serve, perché una delle, in realtà solo per una delle trasformazioni che dobbiamo fare, la traslazione, se non facciamo questo non funziona, o meglio non è componibile. Due fun fact su questo. Prima cosa, adesso se fate punto meno punto viene fuori un vettore, se fate punto meno punto viene fuori una direzione, perché se voi fate un punto meno un altro punto, la terza coordinata 1 meno 1 fa 0.
Quindi vediamo che questo concetto, diciamo, questa roba che stiamo creando effettivamente torna anche nei conti che poi facciamo. Primo fun fact. Secondo fun fact, se qualcuno di voi si è mai vagamente interessato di grafica tridimensionale, comunque se mai mi capitasse, tipo se uno ha mai guardato OpenGL, DirectX, Vulkan, avrà notato che le matrici di trasformazione che adesso vediamo per OpenGL sono 4x4. E dici, cazzo, però le dimensioni sono 3. E anche qua adesso vediamo che in realtà le trasformazioni che faremo saranno matrici 3x3. E dici, cazzo, ma le dimensioni sono 2? In realtà, perché lo spazio su cui funziona OpenGL, Vulkan, DirectX e quant'altro, non è uno spazio 3D, ma è uno spazio proiettivo quadridimensionale. Quindi è questa stessa cosa, però invece che essere sul piano x uguale a 1, è sullo spazio v uguale a 1. Quindi una proiezione da uno spazio quadridimensionale allo spazio tridimensionale, però ora sto andando via. Perché vogliamo fare quindi questa roba qui? Perché adesso definiamo queste trasformazioni in termini di matrici e poi quindi ogni matrice sarà una certa trasformazione. La moltiplicazione di matrici sarà la composizione di queste trasformazioni e la moltiplicazione poi tra la matrice e il vettore sarà l'applicazione delle trasformazioni al vettore. Sta roba dovreste averla già fatta dall'algebra lineare. Non lo spazio proiettivo, però il fatto che si possiamo vedere una matrice come una trasformazione dovreste averla già fatta dall'algebra lineare. Però vedo disperazione nella stanza. Ok. Vediamo quindi come fare le trasformazioni. Iniziamo da quella più intuitiva e quella più banale. La scalatura. La matrice di scalatura è una matrice 3x3. Devo dare dei nomi. X, Y. Che è questa matrice qui. Quello che vi dico... Ah, intanto, domanda. Sapete fare la moltiplicazione tra due matrici? Sì. Ok. E sapete fare la moltiplicazione tra una matrice e un vettore, confido? Sì, sì. Vabbè, se è una matrice X. Sì, sì. E comunque per chi ci guarda da casa che non sa come farlo, andate a cercare moltiplicazione tra matrice o... cioè, lo trovate. Ma quella quindi è la matrice di entità moltiplicata per... No, non è la matrice di entità. Perché qua c'è un qualche numero X e qua c'è un qualche numero Y. No, no, moltiplicato per quello. No, queste... Sapevo che non dovevo chiamarli X e Y. Facciamo che li chiamo alfa e beta. Ok. Questa è la matrice di scalatura. Questa qua è la matrice che, se poi moltiplicata per un qualche punto, scala le coordinate X per alfa e scala le coordinate Y per beta. E possiamo vederlo, se noi facciamo la moltiplicazione matrice punto, cosa ci esce? 4 alfa e... chiocciolo. Ok. Ci esce 4 alfa 0, 2, 0, 1 0, 4, beta 2 0, 4 e 0, 1 4 per 0, 2 per 0, 1, 1. Quindi vedete che questa matrice moltiplicata per un qualunque vettore, che quindi questo è un punto perché c'è l'ultima coordinata 1, ci ha dato il punto scalato. Quindi se noi dobbiamo fare l'operazione di scalare tutti i punti del piano, una cosa che possiamo fare è prepararci la nostra matrice di scalatura, che si fa in questo modo, e poi applicarla a tutti quanti i punti. Questa era quella più facile. Vediamo adesso, quella per cui ho preso gli appunti, che è la matrice di rotazione. Devo fare 4 alfa
Però piano piano sto un po' migliorando, dai. Sì. Ok. Questa, per dire, invece è la matrice di rotazione, ovvero una matrice che ci permette di ruotare lo spazio, ruotare tutto quanto, intorno all'origine, di un angolo alfa in senso antiorario. Ok? Ovviamente, cioè, non faccio i conti perché... Oddio, volendo, tipo, per dire, assumiamo di voler ruotare il punto 4,2 di 90 gradi. Ok? Quindi vogliamo ruotare tutto quanto di 90 gradi verso, in senso antiorario. Quindi alfa è pi greco che mezzi. Quindi alfa sarà pi greco che mezzi. Coseno di Strouban? 1. Quindi avremo 4 0 0, giusto? Sì. Il seno di pi greco mezzo sia 0. No, a parte, scusatemi, calma, scusate. No, esatto, il coseno, il coseno è 0. Sì, esatto. Ok. Questo è 1. Meno 1. Con il meno davanti è meno 1. Ok, quindi questo è 2, questo è 0. Il seno di 90 gradi è 1, quindi 4. 0. 0. Pa-pa-pam. E dovrebbe infatti essere giusto. Abbiamo ruotato questo vettore di 90 gradi. Notare che, come vi ho detto, possiamo comporre le trasformazioni. Cioè, il fatto è che non dobbiamo, tipo, applicarne una, poi applicare l'altra, poi applicare l'altra, una volta fare la moltiplicazione matrice-vettore. Possiamo premoltiplicare le matrici. L'unica roba, da stare attenti, questo è importante perché è una cosa che si sbaglia sempre, è che non sono commutative le operazioni. A parte il fatto che non sono commutative, quando facciamo, se vogliamo fare prima l'operazione A e poi l'operazione B, la moltiplicazione matriciale che dobbiamo fare è questa. Le operazioni si intendono da destra verso sinistra. Cioè A è la prima operazione applicata, poi B, poi C, poi D. Sì, è tipo una funzione applicata. Esatto, cioè il fatto che se noi facciamo una serie di moltiplicazioni di matrici, l'ordine logico delle operazioni è come se stessimo applicando prima A, poi B, poi C, poi D. Questo è importantissimo ricordarsi. Boh. Questa è la matrice di rotazione. E la terza, che è quella che ci ha dovuto far fare tutto quanto lo sbattone di dover andare in geometria proiettiva, e adesso vi accorgete il perché, è la matrice di traslazione. Questa è la scelta di traslazione. Cosa fa? Sposta lo spazio a destra di alfa e in alto di beta, cioè verso x di alfa e verso y di beta. Notare una cosa, tutte le matrici che abbiamo visto finora avevano, diciamo che l'unico minore sensato era questo qua, era il 2x2 in alto a sinistra. Cioè questa era una riga di zeri, questa è una riga di zeri con un 1 qua, quindi era come se fosse un pezzo di matrice di entità. Tant'è infatti che le operazioni che abbiamo visto prima sono operazioni lineari in due dimensioni e quindi in realtà potevamo usare una matrice 2x2, non dovevamo farci tutto lo sbattone. Questa in bidimensionale non è una matrice lineare, non è componibile in 2x2. Infatti si vede dal fatto che in 3x3, nello spazio proiettivo, occupa la terza colonna. Tra l'altro, effettivamente, tornano i conti, perché se, adesso se noi facciamo questo conto, cosa verrà? Verrà 4 più alfa, 2 più beta e 1. Ma se invece avessi una direzione, non succede niente. Se non abbiamo una direzione non succede niente. Perché la direzione? Perché la direzione non è traslata. Quindi il fatto che, essendo in questo spazio proiettivo, tutto quanto torna, non ci sono casi particolari, si dividono punti e direzioni in modo naturale. E in generale io personalmente, quando risolvo problemi di geometria computazionale che non siano banali,
lavoro in spazio proiettivo direttamente, cioè proprio quando prendo gli input i miei vettori non sono 2D ma sono 3D e le operazioni le finisco in questo modo, perché appunto danno il senso. E ovviamente quando poi devo fare delle operazioni che sono intrinsecamente bidimensionali, beh, c'ho le due coordinate bidimensionali. Sì, ma che sbatto ogni volta di farsi, cioè doversi fare una libreria per fare le moltiplicazioni tra matrici. E tipo noi nel template che ci siamo portati alle SWERC avevamo il codice, cioè c'eravamo fatti. Tipo due pagine di libreria di geometria, e qua, poi alla necessità si copiavano i pezzi che servono, insomma. Però sì, geometria computazionale, per questo vi ho detto che c'è tanta base, poi gli algoritmi non sono difficili, perché gli algoritmi una volta che tutte queste basi sono anche molto facili. Il problema è che devi avere tutte queste operazioni base pronte. Bene. E beh, la motivazione di matrice sono 3-4. Sì, ok, ma già questo. Cioè, è il meno, è il meno. Bene, adesso che abbiamo fatto tutte le basi, direi che possiamo fare un quarto d'ora di pausa e poi vediamo un come si risolvono un paio di problemi. Ok, allora, riprendiamo. Allora, intanto voglio dirvi una cosa che non ho detto sulle matrici di trasformazione. Voi, confido, che sappiate calcolare di una matrice il determinante. Tipo prendiamo questa matrice, tipo che ne so. Questa è una matrice di scala, scalatura, che espande tutto per 3, giusto? Sì. Ok. E il determinante di questa matrice è facile perché è una matrice diagonale, si chiama, credo. Comunque è una matrice dove ci sono tutti zeri triangoli, ci sono la diagonale principale e il determinante qua è il prodotto dei valori in diagonale, quindi è 9. Una proprietà molto interessante della matrice di trasformazione è che il determinante è il fattore di scala della figura su cui state applicando la trasformazione. Se voi avete un triangolo, per dire, e applicate a tutti i punti del triangolo una certa matrice di trasformazione, l'area di quel triangolo saprete che verrà moltiplicata per il determinante della matrice di trasformazione. In questo caso per 9. E quindi se fate i conti, in realtà, le matrici di scala è facile calcolare. Le matrici di rotazione, straordinariamente, se voi calcolate il determinante in modo sintetico, fa sempre 1, perché giustamente ruotare non cambia, e in realtà anche quella di traslazione il determinante è sempre 1. Però il fatto è che ovviamente se voi componete matrici, fate cose strane, però il determinante finale di quella matrice sarà il fattore di scala dell'area. In realtà questa cosa è vera in generale, il determinante della matrice è il fattore di scala dell'ipervolume dell'ente su cui lo state applicando, però vabbè, dove l'ipervolume è il concetto generalizzato di volume, è la lunghezza in una dimensione, l'area in due dimensioni, il volume in tre dimensioni e poi è la roba in quattro dimensioni. Comunque il determinante della matrice è il fattore di scala dell'ipervolume. Ok, detto questo, che era un fun fact, cominciamo a vedere, risolviamo due problemi classici di geometria computazionale. Data una figura, calcola l'area, e poi il problema della convoluzione, non convoluzione, della convexale, non so come tradurlo in italiano. Ma vediamo prima la prima cosa. Allora, primo problema, abbiamo un poligono qualunque, l'unica cosa importante è che non sia auto-intersecante, ok, quindi non passa in mezzo a se stesso. Abbiamo un poligono comunque non intersecante, vogliamo calcolare l'area in tempo lineare. Quindi adesso ne faccio uno un pentagono. No, non è un pentagono regolare, è un pentagono. Ah, ok. Okay.
E quindi cosa abbiamo? Gli input, di solito ci vengono dati i punti, di solito vengono dati in ordine counterclockwise, quindi in senso antiorario. E un problema può essere, per esempio, quello dell'area. Questo tra l'altro era il problema semplice delle SWERC 2020. Era calcolare l'area di questa roba, cioè dato un poligono a calcolare. Problema semplice. C'era più semplice. Ce n'era uno più semplice, sì. Questo era il semplice, non era il banale. Ah, ok, vabbè. Cioè è il secondo problema che ho risolto. Come possiamo fare? Perché noi abbiamo visto come calcolare l'area di un triangolo, banale. L'area di un quadrato ce la possiamo inventare, però quando comincia a diventare appunto sta roba, o quando ancora peggio avremo tipo una roba del genere, comincia a diventare un casino, insomma. Perché tra l'altro qual è la differenza tra questo e questo? Perché sono entrambi poligoni, sono entrambi non intersecanti. No, questo è convesso, questo non è convesso. Attenzione che concavo non è l'opposto di convesso. Questo è convesso, questo non è convesso. E quindi convesso, la definizione di convesso vuol dire che se prendi qualunque due punti interni di una figura, il segmento che passa tra quei due punti è tutto dentro la figura. Questa è la definizione di convesso. Quindi tipo da qua a qua il segmento passa fuori, quindi non è convesso. Invece da qua tutte le coppie di punti. E concavo invece cosa differiva? Scusami se te lo chiedo. Ma... il fatto che concavo è in geometria non si usa, perché concavo è l'opposto di convesso, ma nel senso di questa è una funzione convessa, questa è una funzione concava. Ah, ok, è solo dire. Concava è, ha sempre la stessa proprietà, però dall'altro lato. Quindi in geometria non si applica questa roba. Okay. Adesso convesso o non. È convesso o non convesso. Okay. Ok, come facciamo? Vediamo per fare questa roba un algoritmo che si chiama algoritmo di Gauss o algoritmo shoelace. Shoelace tipo sono i lacci di scarpe. Ok, qual è l'idea? L'idea è la seguente: prendiamo un punto fisso. Tipo questo. Prendiamo un punto fisso. In realtà adesso io prendo un punto un vertice del poligono perché è più comodo. Però possiamo prendere anche un punto fuori o un punto dentro, un punto qualunque del piano. Un punto fisso può essere qualunque. E dopodiché quello che facciamo è che prendiamo tutte quante le tutti i punti che non mi sono. Prendiamo tutte quante le coppie di punti che non sono lui. Mi sono spiegato di merda. Quello che vogliamo fare è prendere tutti, considerare tutti quanti i lati del poligono che non sono attaccati al punto fisso che abbiamo preso. Ok? Quindi questo, questo, questo. Va bene? E quello che facciamo è che facciamo una decomposizione in triangoli del poligono. Perché se noi fissato un vertice fisso e fissati appunto tutti i lati che non toccano su di lui, se noi creiamo i triangoli che partono dal lato e poi arrivano al punto fisso, quello che stiamo facendo fondamentalmente è scomporre il poligono in triangoli. E una volta che abbiamo fatto questo, cioè quindi fondamentalmente si prende tipo 0 e poi si fa fuori uguale a 1 finché è minore di n meno 2, quello che possiamo fare è prendi questo vettore, cioè calcoli questo punto meno questo punto, prendi questo vettore, cioè fai questo meno questo, e poi calcoli l'area del triangolo, e poi sommi l'area dei triangoli. E questo è il caso semplice. Lo fai in senso antiorario, abbiamo visto che funziona tutto quanto, cioè le aree dei triangoli vengono bene con il prodotto vettoriale, cioè il prodotto vettoriale diviso 2, e otteniamo l'area di questo poligono. E si chiama shoelace perché in realtà c'è un modo carino di rappresentarlo con le coordinate dei punti, tale che viene tipo una specie di laccio di scarpe, evitiamo, cioè è più confusionario che altro. L'idea base è di fissarci su un punto e poi di starci su uno dei vertici del
del poligono e poi fare questa decomposizione in triangoli prendendo tutti quanti i lati che non toccano sul vertice che abbiamo scelto. In realtà, come vi ho detto, tipo potremmo anche farlo da qua, però è bene più rognoso, cioè è inutile che ci spariamo in un piede in questo modo, cioè con la decomposizione in triangoli possiamo farlo da qualunque punto, però se ci fissiamo su uno dei punti già del poligono abbiamo questo modo semplice di farlo. Ma se invece il poligono non è convesso, come facciamo? In realtà funziona esattamente uguale, ma qua ci verrà in soccorso il fatto che il prodotto vettoriale ci sputa fuori anche aree negative. Perché come funziona qua? Vediamo che ci siamo fissati qua, ok? Quindi, primo lato, questo qua, è ok, e abbiamo preso quest'area. Secondo lato, sono tutte positive. Ah, sono tutte positive, ok. Già quello in alto a sinistra. Oh, quello a destra. Esatto. Ok, in questo caso sono tutte positive. Prendiamo un altro. Questo è lo sto a destra. Questo? Sì. Ok, quindi abbiamo... Ta-ta. E questa va bene. Sì. Però dopo, come vedete, ne abbiamo una al contrario. Ok? E quindi quest'area non verrà sommata, ma verrà sottratta. Perché quando facciamo un prodotto vettoriale, quella ci viene un'area negativa. E quindi verrà sottratta. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo sommato questo pezzo, sì, e abbiamo sottratto questo pezzo. Quindi adesso siamo in uno stato dove abbiamo questo che è contato una volta, questo che non è contato, e quello che è contato, e questo che è contato negativo. Il fatto è che quando poi facciamo quello dopo, che è l'ultimo tra l'altro mi sa, sì, sì, che è questo, e questo è positivo, quindi lo sommiamo, lui torna dentro, lui viene azzerato e lui viene preso. E come sappiamo che viene negativo? Cioè tu calcoli esce negativo? Perché con i calcoli esce negativo. Ma guarda sì, la cosa, cioè... Perché questo è un turn left, questo è un giro verso sinistra, è un giro antiorario, questo è un giro orario, e abbiamo visto che nel prodotto vettoriale, quando il giro è orario, l'area viene negativa. E quindi in realtà per magia, non è per magia ovviamente, per matemagia, applicando l'algoritmo banale che funziona sui convessi, usando però il prodotto vettoriale per calcolare le aree, questa cosa funziona anche su poligoni non convessi. Si rompe e si diventano anche intersecanti. Per questo ho detto, non è importante se è convesso, ma non deve essere intersecante. Perché sì, lì se no si conterebbe la stessa area due volte, sì, per forza. E niente. Infine, questo è l'algoritmo di Gauss per le aree. Complessità lineare. Non dobbiamo fare nessun trick, nessun lineare. Sì, pulito. Sempre se lo fai con una moltiplicazione. Cioè AX per B, Y, meno. Cioè lo fai quello il prodotto vettoriale, quando l'hai definito. Bene. No, senza il coseno. No, beh, quello era il prodotto scalare, tra l'altro. Quello è il coseno. Questo è il prodotto vettoriale. Il prodotto vettoriale era AX per B, Y, meno. Sì, sì. Esattamente. Sì. Ok, quindi problema 1 risolto. Problema 2 invece ci dobbiamo parlare un po' di tempo. Comunque in generale, cioè tipo la triangolizzazione è una roba che viene utile. Cioè adesso abbiamo usato, cioè questo era nell'ambito di questo algoritmo, però in generale quando avete un poligono, a volte la triangolizzazione è una cosa che aiuta a gestire meglio il problema, insomma. Ok, adesso vediamo. Vediamo invece il problema classico di geometria computazionale. Dimmi. No, c'è proprio un'osservazione, quindi lo tratto come se fosse un grafo alla fine, praticamente. No, neanche. Non è un grafo. Puoi prendere un vettore di Peyer e basta. Cioè, nel senso, i punti ti vengono dati come coppie, e tu quali tratti come coppie, cioè un vettore, quindi praticamente è un vettore di Peyer. È un
è un vettore di pair, cioè in C più mi serve un vettore di pair o un vettore di struct, perché di solito comunque preferisco definire una classe, una struct, in modo che poi, perché tipo quando faccio prodotto vettoriale, ah sì, perché se no faccio l'overload dell'operatore carré, sì, e lo xor, okay, in modo che faccia il prodotto vettoriale, e in modo così che poi, cioè, scrivo quelle due tre righe per fare il prodotto vettoriale, per definire la differenza, per fare queste cose, in modo che poi il codice dell'algoritmo è estremamente pulito. E de facto l'algoritmo di Gauss implica una scomposizione in triangoli di qualunque poligono, solo che nei poligoni convessi escono tutti i triangoli positivi, invece nei poligoni concavi ci sono un po' di triangoli positivi e un po' di triangoli negativi, la cui però somma delle aree, se con segno, ci dà l'area totale. Ok, il secondo problema invece è quello più classico, che è il problema della convex hull. Definiamo il problema. Abbiamo dei punti che devo fare un pochino grossi perché ho notato che la lavagna non si vede tantissimo in tutto sporco nella registrazione, quindi faccio un pochino grossini, mettiamo anche uno qua. Abbiamo una serie di punti, quello che vogliamo trovare è il poligono convesso di area minima che contiene tutti i punti. Ok? Questo è il problema della convex hull, classico. Vogliamo trovare il poligono di area minima che contiene tutti i punti. Ci sono tanti algoritmi quadratici per farlo, cioè te ne puoi inventare quello che vuoi. Noi vogliamo vedere roba migliore di quello quadratico. E in particolare esistono svariati algoritmi n log n per farlo. E noi ne vediamo due. Ne vediamo in realtà uno che non è, è un po' tipo quicksort, non è n log n, è n log n in caso medio, può diventare n quadro, però in realtà lo vediamo perché questo algoritmo poi è generalizzabile a qualunque numero di dimensioni, cioè per questo stesso problema si può descrivere in 3D, sì. Avete uno sciame di punti in 3D, volete trovare il, sempre si chiama poligono, il poliedro di volume minimo che li contiene tutti, e c'è questo algoritmo che si chiama quickhull che è in caso medio n log n, caso pessimo n quadro, però funziona in qualunque numero di dimensioni. E poi invece ne vediamo adesso, non so in che ordine, ma e poi c'è un altro invece che si chiama monotone chain, che invece funziona solo nel caso bidimensionale, ma è n log n garantito. Ok? Cominciamo da monotone chain. Quindi, come facciamo a trovare la convex hull di questi punti? Morton Chain ci dice la seguente cosa. Ordina i punti per coordinata x. E in caso di pareggi, tipo scegli una roba arbitraria per la y, cioè prendi quello di y massima, per dire. Quindi, prima cosa, li ordiniamo. Che danno, vabbè, ovviamente visivamente non è che ci cambia qualcosa, però a livello algoritmico dobbiamo ordinarli. E Monotone Chain funziona in due passate. Quello che cerca è il bordo di questo poligono e fa due passate dove prima costruisce la parte sotto di questo bordo e poi la parte sopra. E dice, parti dal punto più sinistra, dopodiché fai la seguente cosa, prendi in considerazione tutti gli altri punti in ordine da sinistra verso destra, provi ad aggiungere un lato di questo poligono dall'ultimo punto che hai considerato al prossimo, e la condizione che controlleremo è che se la direzione di questo spostamento rispetto all'ultimo è antioraria, ci va bene, se invece è oraria, leviamo il penultimo punto. Adesso vediamo. Quindi partiamo e diciamo, voglio collegare il primo punto, che è sempre quello più sinistra, pensando quello più sinistra, col prossimo, che è lui. Ok? E la prima mossa ci va sempre bene. Seconda mossa, colleghiamolo col prossimo. Adesso qua non è ovvissimo. E ci chiediamo, questo coso che abbiamo fatto si è mosso in senso orario o in senso antiorario? Cioè se ci mettiamo dal punto di vista dell'ultimo vettore che avevamo messo,
Il prossimo che abbiamo messo ha girato in senso orario o in senso antiorario? Adesso facciamo questo girato in senso antiorario. Ok. Va bene? Perché è il caso semplice. Quindi, se gira in senso antiorario, abbiamo detto che non dobbiamo fare niente. Il prossimo è... quello sopra. Q... Facciamo anche questo. Sì, sì. Ok? Qua abbiamo fatto un giro orario o antiorario? Antiorario. Antiorario. E quindi ci va bene. Non dobbiamo fare niente. Il prossimo è questo. Qua abbiamo fatto un giro orario o antiorario? Orario. Orario. Allora, quello che facciamo è che cancelliamo da questa run il penultimo punto. E quindi quello che succederà è che questo arco se ne va, questo lato più che arco se ne va, e quindi l'ultimo collegamento è stato questo. Ma quello non sarebbe sempre antiorario? Cioè ci mette sempre meno a fare... cioè, perché quello prima era così, poi quello dopo fa così, antiorario. No. In base a cosa capiamo se è orario o antiorario? In base al prodotto vettoriale? Se è positivo o negativo? In base a se il prodotto vettoriale è positivo o negativo. Ah, ok. Cioè il prodotto vettoriale di questo, cioè se fai il prodotto vettoriale di questo vettore viene positivo. Se lo facevi di questo è negativo. Perché ce lo puoi vedere come sto girando a sinistra o a destra. Ok. Che è forse più facile. Di qua ho girato a sinistra, invece di qua ho girato a destra. Okay. E quindi quando capita che giro a destra, io cancello il penultimo punto, sì. Ok? E quindi è come se avessi, cioè, quindi cancello praticamente gli ultimi due collegamenti che ho fatto e collego il punto attuale al terzo ultimo. Ok. E però lo devo di nuovo chiedere. Quindi adesso qui facciamo finta che l'ho appena fatto. Il giro che ho fatto è a sinistra o a destra? Adesso è diventato a sinistra e quindi mi va bene. Se fosse stato ancora a destra avrei cancellato di nuovo il penultimo. Ah, ok, ma allora... retroattivo, esatto, in modo retroattivo, esattamente. Quindi andiamo avanti, prossimo è lui, qua girato a destra, non va bene, e quindi cancello lui, adesso non lo cancello veramente perché poi mi serve per la seconda passata. Non ne tengo conto, diciamo. Non ne tengo conto, esatto. Il giro che ho fatto a sinistra a destra, questo a sinistra, e quindi va bene. Poi si collegherà a lui, questo è un giro a sinistra, quindi va bene. Poi si collegherà a lui, questo è un giro a sinistra quindi va bene. Poi si collegherà a lui, questo è un giro a sinistra quindi va bene. Destra. Diciamo che a sinistra. Poi si collegherà a lui. Destra. Questo è palesemente destra. Cosa succede? Devo cancellare lui. Anche là però a destra. Però adesso è ancora a destra, quindi cosa faccio? Cancello lui. Questo non è, non è chiaro, diciamo che è a sinistra per, sì. Però, okay. Però quindi avete visto che può capitare che devo cancellare più di uno. Ultimo. Ricancello quell'altro. Questo a destra. Questo a destra. Bam. E sono arrivato al punto più a destra. Sì. E quindi monoton chain con una passata mi ha creato il boundary sotto del poligono di area minima che contiene tutti quanti i vertici. Però allora se io adesso ho il mio, cioè sono comunque ordinati, non li ho rimescolati adesso i punti nel mio vettore. Li ho ordinati per coordinata X? Sì, prima. Sì. E adesso per tenermi conto di questi collegamenti devo comunque tenere conto tipo di un arco, non so, di un qualcosa. Cioè il fatto che no, dopo te li metti in una lista. Cioè il fatto che ti tieni in un normalissimo vettore, ok? E quando, cioè il fatto che se tu hai un vettore di punti hai implicitamente i lati. Ok, sì. E quindi in realtà quando dico cancellare il penultimo intendo veramente cancellarlo, cioè fai pop back dal vettore. Okay. E quindi con questo abbiamo creato il boundary sotto della convex hull. E a questo punto non è banale vedere che faccio la stessa cosa al contrario. Sì. E quindi va bene, se non lo rifaccio, ma uscirà questo. Però non riconsidero i punti che prima avevo cancellato. Sì, sì, per quello ho detto solo temporaneamente, perché adesso li devo riconsiderare. Ma questa non è l'area minima.
No, quel punto in mezzo lo, cioè quello potevi passare, tipo potevi fare così e avevi meno aria. Non è convesso? Non è convesso? Ah, convesso. Questo il problema convessale è trovare il più piccolo poligono convesso, cioè il poligono convesso di area minima convesso, che contiene tutti i punti. No, anche perché se non fosse stato convesso potevamo fare un albero. Cioè potevano fare una roba di area zero dove tutti quanti sono delle. Sono, ah, okay, dove tutti i lati sono degeneri e collegavamo ad albero i nodi. Che bello. Sì, okay. Se non è convesso lo possiamo di area zero. Questo è il più piccolo, poligono convesso che contiene tutti i punti. Ok, ok. E questo è l'algoritmo monoton chain. E quindi cosa è successo fondamentalmente? La complessità deriva dal fatto che abbiamo dovuto ordinare i punti, che c'è il fattore di neural n, ma poi i loop sono lineari. Sì. Perché di nuovo il fatto che giro a sinistra o giro a destra, quindi giro in senso orario o anti-orario, lo faccio con dei prodotti vettoriali guardando il valore. Come si chiama l'algoritmo? Monoton chain, chiamato anche Andrews monoton chain. Ok, e questo diciamo che è l'algoritmo che si implementa di solito. Cioè se dovete fare questa cosa, questo è l'algoritmo da implementare. Dimmi. Ma non è che l'unico poligono, cioè... Sì, sì, è unico il poligono di area minima convesso. No, ma cioè, nel senso non ne puoi creare uno più grande, cioè più grande del minimo, o no? Eh beh, se ne crei uno più grande del minimo, non è più minimo. Ma come fai a crearne uno più grande che li contiene tutti? Ah, ok, che non passa per i punti, però. Sì, ok. Sì, sì. Ok, sì, sì. Va bene, va bene. Cioè, nel senso, non puoi fare tutti quelli che vuoi, sì, però sì. quello il più... Cioè, proprio per definizione, il più piccolo convesso sarà unico, perché è il più piccolo. Oddio, non è detto, però in questo caso sì, è unico. Ok. E quindi questo era uno dei due. Però, come ho detto, c'è un altro, che in realtà è... peggio se vogliamo dal punto di vista della complessità, perché perché è nello gain solo in complessità media. E c'è qualcuno che mi sta sparaflesciando dalla finestra del terzo piano del palazzo. Non so, c'è un tipo che fa il fatto di più. Vabbè, comunque sarà un guardone. E che stavo a dire? Ah sì, che adesso ne faccio vedere uno che sulla carta è peggio, perché appunto è nello gain in caso medio ed è n quadro nel caso peggiore. Ma che come ho detto, adesso vediamo, cioè è abbastanza poi evidente, si può generalizzare a più di due dimensioni. E questo algoritmo invece è QuickAll. Come QuickSort. Però perché il problema è convexAll, quindi... Beh, come tra l'altro il problema è sort, quindi QuickSort, QuickAll. Il problema di fare tutti i ciccioni è che poi non si capisce quale cos'è il punto. Esatto. Ok, allora QuickAll è un algoritmo ricorsivo. Ha uno step iniziale che è diverso e poi invece applica sempre lo stesso step ricorsivo. Ok. Allora, la prima osservazione di QuickAll è che ti dice che in un qualunque sciame di punti puoi sempre trovare almeno due punti che sei già certo che siano nella convex hull. Ok? Gli estremi. Quali? Perché in realtà monoton chain fa più o meno lo stesso ragionamento. Cioè perché lui, monoton chain, in realtà quello sta dicendo, guarda che quello più sinistra e quello più destra fanno parte della convex hull. E quindi qua è vale la stessa cosa. In realtà, i punti candidati per essere già nella convex hull, che si già certo che sono sempre gli estremi di qualunque però coordinata della x, della y, della z, di quella dopo. E qui QuickAll ti dice, in due dimensioni me ne servono due per partire, in tre dimensioni me ne servono tre, in quattro me ne servono quattro, eccetera, eccetera. Ok?
E se però ora siamo in due dimensioni, ce ne servono due. E quindi un modo per trovarli è: prendiamo il set di punti del quello più in alto, quello più in basso, quello più a sinistra, quello più a destra, e ne scegliamo due. Ok? Ad esempio, potremmo prendere questo e questo. Allora, qui come vedete, c'è uno step iniziale e poi parte quello, lo step ricorsivo. Quindi adesso facciamo lo step iniziale. Lo step iniziale è: tracciamo, cioè adesso la tracciamo, come posso dire, solo per l'immaginazione nostra. Consideriamo la retta che passa per quei due punti e spacchiamo il problema in due. Ok? Vogliamo trovare la quicalla di questo lato e la vogliamo trovare la convexità di questo lato e la convexità di questo lato. E quello che diciamo è che, beh, quando quella l'abbiamo trovata di qua, quello che possiamo fare è unirla a quella di qua semplicemente cancellando questo lato condiviso. Ok? Questo è il primo step. E ora inizia la procedura ricorsiva. La procedura ricorsiva, quindi, ci dobbiamo focussare da una parte o dall'altra, poi la dobbiamo fare ricorsivamente, appunto. Focussiamoci di qua, va bene? Ok, la quicalla di quicalla dice la seguente cosa. Ordina i punti, non ordina, non serve a ordinarli. Trova il punto più distante dalla retta. Ok. Che quindi sarà questo. Ok? È l'ideale questo. Certo, sì, beh, la distanza punto retta la fai in tempo costante. Sì. E quindi trovare il massimo di qualcosa che calcoli la roba in tempo costante, ci mette sì, tempo lineare. C'è un algoritmo che. No, no, non c'è un algoritmo in particolare. Cioè, il fatto che iteri tutti i punti. Quando hai fatto questa divisione, ovviamente te li sei passati tutti, e cioè hai guardato quali sono a sinistra e quali sono a destra. Okay. E lo fai con la distanza punto retta col segno. Cioè che è senza il modulo praticamente. Quindi una volta che hai fatto quello, invece adesso trova il punto più distante, quindi stiamo usando solo questo lato in questo momento, che è questo, e disegniamo, però appunto sempre prendiamo in considerazione il triangolo che si forma dai due estremi della retta, che comunque abbiamo trovato la retta, e quel punto che è il più distante. Ok, quindi consideriamo questo triangolo, e adesso Foucault dice la seguente cosa. I punti li possiamo splittare in tre gruppi. I punti di questo lato li possiamo splittare in tre gruppi. I punti che sono dentro il triangolo, i punti che sono in questo semipiano e i punti che sono in questo semipiano. Ovviamente in questo semipiano non ci possono essere punti, cioè ci sono quattro quadranti, diciamo. Sì, se no ce ne sarebbe. Il quadrante triangolo è uno, il quadrante di qua è un altro, il quadrante di qua è un altro, e poi il quadrante che è al di là di entrambi. Questo deve essere per forza vuoto. Perché se no ci sarebbe un punto più lontano. Perché se no ce ne sarebbe un punto più distante. E ora Foucault dice: bene, tutti i punti in questo triangolo scattali. Ok. Ok. E poi ricorre sugli altri due. E il caso base, perché come ho detto il primo step era cerca più lontano, il caso base è che se il problema in questione, quindi il problema su cui sono ricorso, non ha punti, quindi ha zero punti, allora la base di quella ricorsione è un lato della convexalla. Quindi siamo partiti da questa metà, abbiamo trovato più lontano, abbiamo scartato tutti abbiamo fatto il triangolo dai due punti della base che abbiamo usato e dal punto più lontano, abbiamo scartato tutti quanti i punti che c'erano dentro il triangolo, ricorriamo. E ogni volta quando dobbiamo trovare il punto più grande ci chiediamo: non ci sono dei punti qua dentro? Se la risposta è sì, ripartiamo, facciamo la stessa cosa. Se la risposta è no, tipo qua la risposta è no perché non ci sono punti, questo sappiamo allora che è un lato che parte dalla convexal. Per sapere se un punto è compreso in quel quadrante, come si fa? In questo? Sì, per esempio. Calcoli questa retta e controlli che questa distanza dalla retta, tipo. Fai la distanza con segno dalla retta e vedi che sono entrambe positive. Ma non basterebbe guardare le coordinate dei punti. Cioè, è quello che stai facendo fondamentalmente. Cioè, la cosa che devi implementare qua è la distanza con segno dalla retta. Sì, sì. E sì, sono entrambe positive dentro. Tu dopo. Ma cos'è che hai detto per capire se interno a quattro macchine? Allora, se tu calcoli questa retta, e calcoli questa retta. Ok? E hai la formula della distanza con segno. Distanza con segno vuol dire che la distanza dalla retta però in una certa direzione, cioè che in una direzione positiva e in un'altra negativa. Quindi puoi fare la distanza con segno da queste direzioni.
cioè che vanno verso l'interno, che vanno verso questa retta. Se entrambe sono positive, vuol dire che è dentro. Se una è positiva e l'altra è negativa, vuol dire che sei o qua, in base a quale è positiva e quale è negativa. E tanto qua non ci passano cazzo, quindi non ti interessa. E quindi quando poi ricorre in uno spazio dove non c'è nessun punto, vuol dire che la base di quello spazio, la base che ho usato per andare di là, fa parte della convex hull, quel segmento fa parte della convex hull. Quindi di qua abbiamo finito, torniamo di qua, adesso va di qua. Ci sono punti di qua? Sì. Il più distante è questo. Scartiamo quelli dentro, non ce ne sono, ricorriamo. C'è qualcosa di qua? No. C'è qualcosa di qua? No. Abbiamo fatto metà della convex hull e adesso facciamo l'altra metà nello stesso modo. Quindi troviamo il punto più distante, questo. No, non è vero. Sì, ah, no, sì, è vero. Sì, è che non dovevo fare il... Sì, sì. Ok, scartiamo quelli dentro. Andiamo di qua, c'è qualcosa? No. Allora lui è dentro. Andiamo di qua, c'è qualcosa? Sì. Troviamo il punto più distante. Scartiamo quelli dentro, non ce ne sono. Andiamo di qua, c'è qualcosa? No. Fatto. Andiamo di qua, c'è qualcosa? No. Fatto. Quindi vedete che qui Cal, appunto, a parte la spaccatura in due iniziale, poi ricorsivamente, facendo questa cosa ricorsivamente, riesce a creare la convex hull. È una complessità elevata. Qual è la complessità? Ogni volta è una, cioè ogni volta è un numero di vertici. Certo, però esattamente come Quicksort, la speranza è che ogni volta dimezzi il numero di vertici che ti rimangono, perché tu scarti quelli dentro i triangoli. Ah, proprio tu non li consideri più. Non li consideri mai più. Cioè quando ho detto scarto, intendo non considero mai più, perché ormai sono dentro, quindi non serve mai più considerarli. E quindi è lo stesso discorso da Quicksort. Il tempo medio è neogen, perché mi aspetto appunto di scartarne una buona porzione ogni volta. Però il caso pessimo è quadratico. Tipo se divido male. Il fatto che, esatto, se ogni volta dividi nel modo peggiore, si vede quadratico. Se sono punti a uguale distanza dalla retta, li devi far tutti. Beh, ma tipo il caso peggiore è se sono cerchio. Più lati. Perché se sono cerchio ogni volta non mi scatti neanche uno. Più lati hai, più è difficile. E per i primi due punti c'è un modo intelligente per trovarlo. I primi due punti. Te l'ho detto, prendi, fai il set di punto più alto, punto più in basso, punto più a sinistra, punto più a destra. Okay. Quando dico il set è importante che sia il set, perché magari il punto più a sinistra è anche il punto più in basso. Quindi fai questo set ed è garantito che in questo set ci sono due punti e quindi ne prendi due a caso qua dentro. Però anche quello di prima in realtà il monotone chain, nel caso tipo avessimo un cerchio con un sacco di punti, sì? Lui continua a fare questo, continua a eliminare, va giù. Certo, va giù. Però comunque la passata è lineare. Cioè il fatto che la stai considerando in entrambe le direzioni, i punti volta. Esattamente una volta, non è che una volta la direzione ogni volta. Eh sì, anche continui a fare così, poi elimini. Eh beh, però ogni punto, cioè il fatto che ogni punto in una passata lo puoi al più inserire una volta e al più eliminare una volta. E quindi il numero di controllare sempre se ci sono punti. E invece qua, tipo un punto molto esterno per dire, ogni passata ricorsiva che lo fai continui a considerarlo ogni volta. Esatto. Invece nell'altro, quando fai una passata, poi ce ne due di passata, però comunque due è un numero costante, però ogni passata al più lo inserisci una volta e il più lo rimuovi una volta, e quindi ogni punto al più lo puoi considerare, cioè puoi farci due operazioni sopra. Ok, quindi qui carina idea, in 2D, si può generalizzare subito al 3D. Come? Ovviamente non lo disegno, perché come ho detto non è che sono bravo a disegnare in 3D, ma... Partiamo, invece di avere due punti per partire, ne avremo tre. E quindi non sarà la retta di divisione iniziale, ma sarà il piano di divisione iniziale, lo spacca in due. E dopo cosa faccio? Cerco il più lontano, però a quel punto non faccio il triangolo, ma faccio una piramide a base triangolare. Ah no,
Anche perché il convex hull non sarà un insieme di segmenti, sarà un insieme di triangoli. Sì. E quindi faccio la stessa identica cosa, solo che appunto il caso base, io ho una base che non è un segmento, una base che è un triangolo. E quindi quando non ho più punti, allora prendo quel triangolo nella convex hull. Però appunto è facile da generalizzare, e in particolare questo algoritmo ci mette k, nel caso medio ci mette k n log n, dove k è il numero di dimensioni. Perché ovviamente in tre dimensioni sono triangoli, in quattro dimensioni sono spazi. Cioè il fatto che la spaccatura in tre dimensioni non è più in tre pezzi, ma sarà in quattro pezzi, perché ci sarà il dentro della base della piramide base triangolare, ma poi ci saranno tre lati. Ci saranno tre triangoli su cui ricorrere. E, però questo qua appunto si può applicare a qualunque numero di dimensioni. Dovete fare il convex hull di dei punti 17 dimensionali, ed è una cosa che si usa in machine learning. Cioè ci sono dei problemi di machine learning dove devi magari fare la convex hull in uno spazio 20 dimensionale, e l'unico algoritmo attualmente conosciuto che funziona decentemente bene per questa roba qua è QCAL. Ci sono delle librerie che implementano sta roba per appunto c'è un numero arbitrario di dimensioni. E niente, in realtà, quindi col problema della convex hull, ecco, avrei spiegato monofunzione di QCAL più la roba che abbiamo fatto prima in geometria computazionale, abbiamo finito la lezione di geometria computazionale. Ci sono domande? E allora con questo direi che abbiamo finito il corso, abbiamo finito la lezione, abbiamo finito il corso. Grazie Dario.